Ecco, io stavo giusto guardando adesso tra gli atti, insomma, che mi sono procurato delle varie commissioni, insomma, dove sì, c'era un collaboratore di giustizia che fa riferimento anche al passaggio che collega, insomma, l'inchiesta che stava conducendo Ilaria Alpi come giornalista del TG3 insieme a Miran Hrovatin poco prima di essere uccisa a Mogadiscio, proprio su un traffico di armi e che vedeva protagoniste navi che forse erano transitate anche per la Spezia. Mandiamo l'intervista di Giulia Baldi. Armi in cambio di rifiuti, traffici sporchi fra Italia e Somalia che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avrebbero scoperto e per questo sarebbero stati uccisi. Dopo quasi 14 anni, anche la magistratura italiana, con il GIP Cersosimo, arriva a questa conclusione. È il 3 dicembre 2007. Da un'analisi complessiva degli elementi indiziari fino ad oggi raccolti dagli inquirenti, la ricostruzione della vicenda più probabile e ragionevole appare essere quella dell'omicidio su commissione. Assassinio posto in essere per impedire che le notizie raccolte dalla Alpi e da Hrovatin in ordine ai traffici di armi e di rifiuti tossici avvenuti tra Italia e Somalia venissero portate a conoscenza dell'opinione pubblica italiana. Lui ha letto le carte, perché lui le ha lette, e ha dedotto questo. Marzo 1994. Ilaria è in Somalia al seguito dell'esercito italiano, ma cerca altro. Parte subito per Bosaso, un porto del nord. A largo c'è un peschereccio donato dalla cooperazione italiana che pare sia sequestrato da una banda di ribelli. Perché Ilaria ha dimostrato che era lì per avere notizie sul traffico di armi e sull'arrivo delle navi che trasportavano il materiale. Ilaria incontra il sultano di Bosaso, Bogor, e gli fa un sacco di domande. Vuole sapere del carico della nave, insiste per salirci sopra. La vediamo in immagini tratte dalla storia Siamo Noi. E dov'è la nave? Non la possiamo vedere? Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? È andata a chiedere al sultano conferme sulle notizie che lei già conosceva. Questo ha detto il sultano. È stata una intervista che è durata ben 3 ore, riprese completamente tutte da videocassette, e a noi ci sono arrivate 20 minuti. Pochi giorni dopo, Ilaria e Miran vengono uccisi. Si parla di un conflitto a fuoco, ma l'autopsia rivela che è stata un'esecuzione a freddo. Nel 2006 Carlo Taormina, presidente della commissione parlamentare di inchiesta, accredita il rapimento finito male. Insomma, la verità diventa un miraggio, come per molti altri casi italiani. Siamo tutti la stessa barca, tutti. Piazza Fontana, l'Italicus, Ustica, sono riusciti a seppellire tutto. Cioè, abbiamo una verità, non abbiamo verità di niente. A dicembre, dunque, il GIP di Roma riapre il caso. A giugno si saprà con che risultato. Insomma, secondo me non hanno mai avuto voglia di fare chiarezza su questa storia. Perché vuol dire parlare di una problematica enorme, tremenda, di porcherie fatte, di trasporto di materiale. Di mala cooperazione, non ce la dimentichiamo. In Somalia, vendita di armi. Una inchiesta giornalistica pericolosa, una verità inconfessabile. Ha sentito Anna Vespia le parole dei genitori di Ilaria Alpi? Lei riconosce un filo che la lega a loro in qualche modo? Purtroppo devo dire di sì. Questa è una vicenda molto triste. E per me, insomma, come anche per i genitori di Ilaria Alpi, immagino, è veramente triste, perché noi, io e i miei figli, ci sentiamo doppiamente vittime. Vittime perché abbiamo perso io il marito, il padre dei miei figli, ma anche vittime di un'ingiustizia, se vogliamo, perché appunto, come dicevo prima, mio marito, che è stato un servitore dello Stato, non viene poi riconosciuto una vittima del dovere e si dimenticano i figli, gli orfani.
Oggi sono due ragazzi giovani e purtroppo nutrono sentimenti anche di sfiducia nei riguardi delle istituzioni e questo non è bello. È importante legare, tenere ben presente insomma che cosa c'è dietro poi tante storie eccetera. Pergolizzi, volevo che tu mi aiutassi adesso come osservatore di affari e illegalità insomma per conto dell'Legambiente a passare a raccontare un'altra storia che ci porta a Rotondella della Trisaia, insomma Rocco De Rosa ci racconta una storia anche lì di traffici di materiale strano, insomma, no? Produzione di plutonio e gestione di rifiuti nucleari. Questi rifiuti nucleari evidentemente negli anni sono stati smaltiti non nella maniera appropriata, perché col referendum dell'87 l'Italia ha detto non al nucleare, ma le scorie sono rimaste e questo spesso hanno preso le vie, anche vie illecite. Ecco, e non soltanto. Allora, sentiamoci questo racconto di Rocco De Rosa. Si ritorna a parlare dei fusti contenenti materiale radioattivo che sarebbero stati trafugati più di 20 anni fa dalla Trisaia di Rotondella, il centro nucleare sulla costa ionica della Basilicata. Un evento dai contorni misteriosi che da decenni si affaccia puntualmente sulla scena della cronaca. Il PM della Procura Distrettuale Antimafia di Potenza, Francesco Basentini, ha chiesto e ottenuto un supplemento di indagini per far luce appunto sull'ipotesi di trafugamento dei fusti, per la quale sono indagate almeno 12 persone con pesanti addebiti. Le indagini avevano avuto inizio più di 8 anni fa. Accertamenti complessi con al centro i traffici internazionali di materiali radioattivi che evocano torbidi rapporti tra Basilicata, Somalia e non solo. Tra gli obiettivi dell'inchiesta, quello di far luce sulle dichiarazioni di un pentito di 'Ndrangheta pubblicate dal settimanale L'Espresso nel corso degli ultimi 2 anni. Il pentito parla di relazioni, di rapporti internazionali, fa riferimento a vari personaggi e soprattutto indica i luoghi, una vasta zona impervia, addirittura inaccessibile, tra Craco, Pisticci e Ferrandina, in territorio di Matera, dove appunto i fusti sarebbero stati interrati. Ma certamente la ricerca non è facile perché il territorio appunto è enorme. Una vicenda a dir poco sconcertante, quella dei fusti. A metà degli anni 90 un'inchiesta della Procura di Matera affrontò anche il nodo del plutonio. A condurla fu Nicola Pace, oggi procuratore a Trieste. La mia era un'indagine che puntava ad un obiettivo protezionistico, cioè a verificare se dalla gestione degli impianti, dei materiali, non ci fossero dei rischi per la popolazione o per l'ambiente. È chiaro che in un percorso investigativo così complesso, proprio per la complessità della materia, emersero anche delle tematiche diverse, fra cui quella del plutonio, perché trovai singolare che non ci fosse iscritto in contabilità nucleare la presenza di plutonio. Innanzitutto va considerato che la contabilità nucleare in un centro di questo tipo è un dato fondamentale, perché è proprio su quella base che si esercita il potere di controllo dell'organismo europeo, dell'IAEA, dell'Agenzia Europea per il controllo dell'attività nucleare, per il controllo invece della non proliferazione delle armi nucleari. Rapporti con la Somalia, l'Iraq e altri paesi. Gli inquirenti sostengono che alla base di tutto ci fosse il riprocessamento del combustibile nucleare proveniente dalla centrale di Elk River nel Minnesota. 64 barre sono ancora in Trisaia, in una piscina di stoccaggio, in attesa di una soluzione possibile.